Voi siete sardi, di Sassari. Confermiamo. Sesso maschile. Allora, la Sardegna per voi in tre parole. Magica. Calda. Acquosa. Ma che è il cervello? Perché voi siete tre. Allora, sicuramente non è il regista. Cioè, allora, sono delle creature che hanno a livello periferico smistato queste funzioni. E il nostro è dell'intelligenza, sì, la funzione. Esatto, del cervello, quello che preside il cervello, quindi non solo l'intelligenza, ma anche coordinare i movimenti, per esempio. Noi, per esempio, il comico si presuppone abbia un neurone che gli viaggia e gli sbatte, noi ne abbiamo uno in tre, figurati, ce lo palleggiamo. Quindi. Nel nostro caso parlare di cervello è molto ambizioso. Questo è il vostro primo film. Speriamo non da sia protagonisti. E da protagonisti. Com'è il film secondo voi? Noi abbiamo scritto un film e stiamo cercando una produzione. Oh, e che film è? È un film corto. Coraggioso. Corale. Comico. Comico. A me è piaciuto ed è, non lo dico come potrebbe sembrare ovvio, nel senso che alla fine tu fai una cosa e la rivedi più volte, e ciò nonostante mi è piaciuto rivederlo più volte, quindi sono molto soddisfatto e non è facile. Avete proposto all'inizio un vostro sketch. Un po' come hanno fatto anche un altro famosissimo trio del cinema, e non solo, ma anche di teatro, che è Aldo, Giovanni e Giacomo. Sì. E vi volete definire i loro successori? Semmai gli epigoni, ci piacerebbe comunque. Diciamo che è un procedimento più che fatto per mesi, per... è più un procedimento commerciale, cioè ci siamo chiesti noi da spettatori di noi stessi se ci sarebbe piaciuto vederci al cinema ricoprire i nostri panni televisivi, e la risposta era no, non ci sarebbe piaciuto vederci al cinema ricalcare gli stessi personaggi che abbiamo fatto in televisione. Per questo via le parrucche, la recitazione è stata assunta su di noi anziché sui personaggi. Però è sempre stato un parallelo anche a livello di live, di scena, di teatro, in un certo senso loro sono un trio, fanno gli sketch, già essendo un trio può essere assimilato a un altro trio. Ma voi, no? Chi siete voi? Babudoglio. Non so se l'ho detto bene perché è una parola sarda. Babudoglio. Insomma, vi perseguita, perché comunque negli sketch, ora il bianco, insomma il vino, è un nome che... da dove è uscito? Volevamo chiamarlo 50 sfumature di Babudoglio. Poi alla fine... stiamo portando appresso perché è diventato quasi il nostro tormentone, un marchio di fabbrica. Sì. Quindi l'azienda non esiste? No, allora, esiste, le tenute Babudoglio non esistono. Ma esiste però la Babudoglio Corporation esiste, che è la nostra azienda veramente. Noi produciamo fesserie. Tuo padre produce vino? Sì. Che tipo di vino produce? Produce un Cagnulari, che è una tipologia autoctona sarda, ma prodotto in quantità ridicole, cioè produciamo 100 litri di vino l'anno, cioè qualche cosa che serve. Per consumo personale. Il problema è che dura una settimana, quindi la restante parte dell'anno devo andare a comprare il vino. Ci dura il tempo giusto per rifare quello l'anno successivo. L'esperienza più carina che vi è capitata durante le riprese? Le giorni di ferie. Sono stati dei momenti migliori. Ma forse i momenti col maiale sono stati faticosi, ma comunque carini, ci hanno dato delle belle soddisfazioni. No, il clima del set era molto bello. Il clima in assoluto del set era serenissimo e... tutti molto giovani, i ragazzi dell'equipe erano giovanissimi e tutti dei gran lavoratori, per cui c'era un clima professionalmente elevatissimo e anche divertente e sereno. Come pensate che la Sardegna prenda il vostro, anche prenderla in giro? Bevono veramente così tanto i sardi? In realtà siamo che bevono di più. Si difendono, diciamo. E la scena dove sbatto nel garage, cioè come è nata questa? Cioè esiste o...? Esiste un documentario che gira anche in rete. Dell'Istituto Luce. Che sembra un falso, ma realizzato veramente, veramente bene. Perché sembra ambientato negli anni 70, in bianco e nero. Non è dato sapere neanche se si tratti realmente della Sardegna. Non si capisce bene, però è... Però c'è ispirato.
un'idea è nata un po' da questo. Questa è una leggenda metropolitana, il fatto che esista una festa nella quale bisogna abbattere la serranda a colpi di testa. Oggi è la festa delle donne, siete stati con quattro bellissime donne, una dedica, insomma, queste donne che comunque senza di loro il film non avrebbe avuto magari lo stesso impatto. Un ringraziamento alle donne. Grazie. Grazie di esistere, per illuminare la nostra vita. Grazie. Veramente. E alle donne che sono state con noi sul set, grazie anche di averci sopportato. Anche alle donne che sono state con noi nella vita, grazie. Grazie, sempre grazie. Per averci sopportato. Grazie Francesca, anche grazie Daniela, grazie Caterina. Prossimamente, grazie. E grazie Carlotta. Grazie anche alle altre che vogliono avvicendare. Grazie. Certo. Grazie e auguri per l'8 marzo, auguri a tutte le donne. Auguri. Auguri anche per il 9 marzo, ma anche per il 10, per l'11, per il 12, per il 13, di aprile. È partito ormai, maggio, lo blocchi giù, cioè bisogna. Ma tutti i giorni dovrebbe essere la festa della donna. Grazie a voi ragazzi. Grazie veramente. No, grazie a te no, perché sei uomo. Se vuoi divento Bianco di Babuduyu dal 17 marzo al cinema.